Allora, Mimmo Lucano, un momento di verità sull'accoglienza di Riace. Sono venuti una delegazione di 3 parlamentari europei a sostegno del modello di accoglienza che è stato realizzato a Riace. Ci sono sostanzialmente 3 tipi di polarizzazione d'opinione su Riace: coloro che sono pregiudizialmente contro l'accoglienza, coloro che conoscono il modello e non hanno dubbi, e una fetta di persone non informate che dicono: ma se Mimmo è stato condannato, qualcosa avrà fatto. Cosa rispondi a queste persone? L'ultima frase per me è quella che mi procura il maggiore malessere, perché penso che il tentativo, anche quello della storia giudiziaria, è quello di creare un dubbio, generare un'incertezza, ed è quello l'obiettivo fondamentale. Ecco perché la comunicazione è importantissima, anche per chi ha messo in atto questa storia, questo tentativo di reprimere, di ostacolare, di contrastare quello che avveniva qua, come messaggio politico, come messaggio alternativo rispetto alla questione dell'accoglienza, della migrazione, del rispetto dei diritti umani. La forza di generare un dubbio. I giornali della destra, la televisione, il sistema mediatico che non vedeva l'ora proprio di trovare un anello debole, una maglia che si apriva, proprio per generare un dubbio. Credo che i processi, e lo sanno benissimo anche i giudici, si decidono con una sentenza, e quella è facile, ma quella più importante è la sentenza dell'opinione pubblica. E non è un caso che loro dicono in nome del popolo italiano. La premessa di qualsiasi sentenza: il giudice parla in nome del popolo, dice così, ripete questo rituale, e quella è la vera partita. Io sono sempre attento a quello che mi accadeva istintivamente, non avevo mai avuto nella mia vita nessuna storia giudiziaria, non potevo immaginare, comprendere quello che si provava per persone come me, che avevo speso la vita rincorrendo ideali, rincorrendo anche il senso di giustizia, non di giustizialismo, e avere avuto la capacità di generare un dubbio è stata la cosa che più mi ha messo in difficoltà. Ecco perché io dico che, quando dico che volere giustizia, è quella giustizia che voglio, non la giustizia contro qualcuno o contro le persone, ma proprio contro quella macchia che offende la mia coscienza. Io non ho fatto altro nella vita che, anche come quello che un giorno potrò lasciare come ricordo ai miei figli, che sono andati via da Riace. Io non voglio che cos'è tutto alla fine il nostro agire, il nostro impegno, i nostri entusiasmi, se non costruire, dare contributi per la costruzione di comunità dove c'è il senso collettivo, il senso di essere utile per qualcosa. Io, quando da sindaco, da persona impegnata in un piccolo luogo, ho fatto delle cose per le persone del luogo, ma anche per le persone che arrivavano da ogni parte del mondo, mi dava sempre l'impressione che stavo facendo qualcosa per il mondo. Grazie. Grazie.